Ma è veramente possibile una vendita totalmente online, cioè appuntamento di vendita digitale e proposta d'acquisto digitale? Oggi ho intervistato un collega, il titolare di vari punti affiliati su Milano, Danilo Dabundo. Sentite cosa ci ha raccontato Danilo. Ciao Danilo, come stai? Ciao Andrea, tutto bene? Bene, insomma, ci sono ottime notizie perché oggi ho voluto vederti perché ieri sera ho saputo di questa prima nuova esperienza, cioè della prima vendita senza aver mai visto di persona l'immobile. Volevo sapere qualcosa in più da te, di come è andata. Poi so pure che nel frattempo, con le ore che sono passate, sono accadute altre cose, magari te le faccio raccontare direttamente a Sì. te. Sì. Ieri abbiamo vissuto questa prima esperienza di questa prima vendita fatta con un cliente che fisicamente non ha mai visto l'immobile. Quindi non si è mai recato sul posto per vedere la casa, ma ha soltanto visto le foto che gli abbiamo inviato, ha visto la documentazione, ovviamente, la planimetria, gli atti di provenienza, tutto quello che era relativo alla conformità urbanistico-catastale. E poi abbiamo fatto un video fatto dal proprietario su questa prima casa che gli abbiamo poi inviato e alla fine, una volta visto tutto, il cliente si è convinto e ci ha chiesto la procedura per fare una proposta d'acquisto. Ci ha chiesto se fosse possibile, dato anche il periodo, noi ci siamo resi disponibili, vista la modulistica che abbiamo modificabile, che si può editare con il PC, abbiamo compilato insieme la proposta, gli abbiamo dato i dati per fare ovviamente il bonifico per la procedura che noi Certo. abbiamo per la vendita e abbiamo chiuso l'operazione immobiliare con una proposta conforme. Quindi, Questo è insomma, i il clienti sembrano ancora più propositivi di quello che uno può immaginare, magari prima di proporgli di fare un'offerta. Sono loro stessi che vanno avanti da soli. Esatto. Esatto, e questa è la cosa che mi ha sorpreso positivamente, perché è una cosa che oltre a ieri, che poteva sembrare un caso, mi è successa anche oggi su altre due agenzie. È successo che abbiamo chiuso pochi minuti prima di questa intervista, abbiamo chiuso la terza proposta d'acquisto su altrettanti immobili in tre diverse agenzie. Quindi e anche in questi casi stiamo parlando di clienti che normalmente hanno affrontato la situazione che stiamo vivendo dicendo sì, il mondo va avanti, noi abbiamo l'esigenza di fare un'operazione immobiliare, quindi ci chiedevano loro qual era la procedura per arrivare a chiudere l'operazione, quindi come fare a formalizzare tutto. Quindi insomma, ormai i clienti sono usciti in questa forma digitale, quindi insomma i segnali sono buoni e questo significa che possiamo continuare a produrre le nostre agenzie. Mi sembrano veramente dei segnali Assolutamente. fantastici, un'onda quasi da perseguire. E magari taluni ho sentito, pensano: ah, ma ormai non ce l'ho il virtual tour. Chiaramente avere un virtual tour sarà meglio, ma farsi fare un video che sta portando ottimi risultati, quindi l'invito. Far fare i video anche ai clienti può agevolare le trattative, mi sembra di capire da quello che mi dici. Assolutamente, infatti nel primo caso abbiamo fatto un video con il proprietario che ci ha mandato proprio il file che poi abbiamo girato al cliente. Negli altri due casi abbiamo fatto una video call dove abbiamo fatto l'appuntamento e abbiamo spiegato l'appartamento con il virtual tour che avevamo fortunatamente. Ottimo, insomma, bene. E allora, insomma, complimenti e ci sentiremo più spesso, visto Grazie. che quando fissiamo le video Si call porta bene, speriamo. A Grazie di presto. tutto, a Ciao. presto. Come ci ha dimostrato Danilo, la vendita digitale è possibile. Perseguiamo tutti questa strada. Io resto produttivo.